L'ambasciata a Kampala devo dire che è stato un eccellente motore di promozione integrata del sistema Italia. Abbiamo organizzato numerose iniziative culturali che si sono declinate non soltanto nella promozione della cultura italiana, ma soprattutto nell'incontro tra la cultura italiana e la cultura locale. Nel fare questo abbiamo sempre cercato di mettere a sistema l'offerta culturale italiana con il sistema delle imprese italiane che operano nel paese e anche la società civile, che è un motore estremamente importante della promozione italiana in Uganda. Quindi in tutte le attività culturali abbiamo anche inserito delle componenti di raccolta fondi per iniziative sociali di sostegno alle popolazioni, diciamo, meno fortunate, non ultime quelle rifugiate del Sud Sudan nel nord del paese dell'Uganda. Abbiamo organizzato ultimamente due importanti iniziative, una in ambito culinario promuovendo la cucina italiana con donne rifugiate con le quali abbiamo organizzato un corso di cucina italiana, naturalmente con ingredienti che conoscevano, reperibili sul posto, ma anche insieme alla Sampdoria e all'UNHCR, un'ONG italiana, l'ACAV, una iniziativa che è tuttora in corso perché ha una prospettiva di 3 anni di promozione dello sport come strumento di inclusione tra rifugiati e collettività locali che ospitano i rifugiati nel nord dell'Uganda.